Sono Alberto Rollo, direttore letterario della Feltrinelli e sono molto felice di questa nuova impresa che contempla i due signori alle mie spalle, questa nuova avventura che si chiama In clandestinità, un libro a du, come recita il nostro manifesto, che non è qui, ma a quattro guantoni, e non a caso siamo su un ring. Io avrei dovuto fare la parte di Paolo Stoppa in Rocco e i suoi fratelli, ma non ho il cravattino e quindi mi limito a presentare questo libro, anzi a presentare immediatamente i due contendenti, perché qui dentro c'è la storia innanzitutto di una grande amicizia. Siamo di fronte a uno dei libri più importanti da questo punto di vista. Testimonia una grande amicizia, una grande consuetudine e un mondo da dividere insieme. Come è concepito lo vedrete, lo immaginerete subito, proprio prendendo in mano fisicamente anche il libro. Siamo in presenza di uno scontro che si ripete, uno scontro incontro che si ripete, in cui Mr. Mole e Mr. Po si scambiano, lottano, raccontando, inventando, ricordando, poetando, mettendo tutte queste cose in fila, prima uno, poi l'altro, in un conflitto che diventa un epico racconto, guarda caso, per l'appunto di un'amicizia. Ma bando alle ciance, io lascerei il posto ai due boxer. Mister Mole e Mister Paul! Il libro In clandestinità, Mr. Pal incontra Mr. Male, appunto l'incontro. Ecco, abbiamo scelto la formula di questi due nomi perché si pensava a un incontro senza filtro, ecco. E quindi anche il libro, insomma, ne ricalca il colore. È un bellissimo oggetto. L'immagine di copertina riprende il manifesto di un incontro realmente sostenuto tra Jack Johnson e Arthur Cravan. Arthur Cravan, il pugile coi capelli più corti del mondo, era un poeta pugile che faceva parte, insomma, di questi movimenti d'avanguardia dell'inizio del Novecento. E a nostro modo questo è il libro del nostro Novecento. Certo, il 1996-97, però insomma, buonasera. No, io vi voglio salutare uno a uno, tanto è una cosa proprio informale, sono molto contento che siate qua e sono veramente contento che dopo, insomma, 10 anni e anche più dagli avvenimenti e dalle scritture, per quello che mi riguarda, iniziate a macchina, esca questo libro. È un libro a due voci, una specie di fuga a due voci, e siccome in uno dei racconti è una formula un po' di, insomma, un mondo un po' da uomini, ecco, c'è una serata tra amici dove uno dei protagonisti è il calciatore Cantona. Allora, proprio ieri ho detto, qua siamo sempre prebiografici, perché prima scriviamo le cose e poi succedono. Ecco, questa è Repubblica di 2 giorni fa e i primi titoli sono proprio come per Cantona, che è appena uscito in veste di attore in un bellissimo film di Ken Loach presentato a Cannes, e dice una cosa che mi sento di sottolineare anche per questo libro. Dice: il tema è l'amicizia e la solidarietà. È un film contro l'individualismo. In gruppo si è più forti che da soli. So che per molti è un principio banale e non di moda. Nel lavoro l'idea di essere circondati non più da compagni ma da concorrenti. Eppure continuo a credere che dipenda dai colleghi, dai luoghi di lavoro, che la solidarietà esista ancora, soprattutto tra amici legati da stessi interessi e passioni. E in un certo senso questo è quello che fa questo libro anche più interessante che farlo da soli, perché in coppia si è più forti che da soli. Ed è un libro sull'amicizia e sulla solidarietà, e non tanto sulla solidarietà così più vasta quanto sull'autosolidarietà, perché ci sono casi in cui, insomma, bisogna ricorrere un po' alla propria autostima e anche all'autosolidarietà. E quindi
Tecnicamente questi racconti sono, diciamo, iniziati grazie a Guido Giazzi, che è qui presente, perché molti anni fa mi presentò, dopo aver scritto L'accolita dei rancorosi, all'editore Marco Zapparoli di Marcos y Marcos, che era situato in via Settala, una via che ha avuto molta importanza nel resto degli avvenimenti. Quando si scrive, insomma, e si parla di scrittori, per esempio come Fante, si viene subito inoculati dal morbo dello scrivere. Così iniziarono le cose. Noi iniziamo a fare dei reading, diciamo, nel 97, nella primavera del 97, si chiamavano Accaniti nell'accolita. Fante era più che altro il pretesto per iniziare a leggere queste cose e che avevamo appena iniziato a scrivere. Per quello che mi riguarda, il libro ha una sua costruzione proprio cronologica, perché rappresenta un periodo molto definito degli eventi, che vanno più o meno così dal dissolvimento di una relazione al cammino della strada e quindi all'affrancamento della clandestinità, un periodo, diciamo, compreso tra il 95 e il 97. Perenzo non segue precisamente un filo cronologico, credo, ma quello che è bello è questa temporalità e spazialità di eventi che sono pure molto ben e dettagliatamente descritti in strade che tutti noi, insomma, conosciamo, perché sono in gran parte ambientate in questa città, ma con puntate anche fuori.